Una buona domenica a tutte voi e a tutti voi in ascolto. Cieli nuovi e terra nuova torna con l'appuntamento settimanale e da mercoledì scorso siamo entrati nel tempo forte di Quaresima. Presento subito il nostro ospite nuovo che ci accompagnerà per queste 5 domeniche del tempo di Quaresima, Monsignor Mariano Assogna. Buonasera. Parroco di Regina Pacis, una delle parrocchie certamente di rilievo della nostra città e della nostra diocesi. Nacque agli inizi degli anni 60 per iniziativa del mai dimenticato Monsignor Carlo Di Fulio Bragoni. Monsignor Assogna, come detto, ci accompagnerà in questo periodo di Quaresima. Certo, lo scenario storico di riferimento non è dei più facili. La preghiera unanime che si alza intanto per il tramite del nostro Papa Francesco, ma anche della Chiesa tutta e del mondo intero, è che i venti di guerra cessino e che la pace vera, autentica, condivisa possa tornare a primeggiare nelle nostre città, nei nostri cuori soprattutto, e oserei dire anche nelle nostre menti, soprattutto di quelli che ritengono che la guerra sia la soluzione e invece la più sciagurata delle soluzioni che l'uomo possa aver creato con le proprie mani, e non certo per opera di altri. Ma la prima domenica del tempo di Quaresima è caratterizzata da un brano, come sempre, di Luca. Noi sappiamo già che Luca ci sta accompagnando dal tempo di Avvento, ed allora lo leggiamo insieme. Siamo al capitolo 4. Ci siamo lasciati alle spalle la predicazione di Gesù, importante di queste domeniche, che ci inserisce nel contesto di questo Vangelo. Capitolo 4, i versetti dall'1 al 13. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane." Gesù gli rispose: "Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo." Il diavolo lo condusse in alto. Gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo." Gesù gli rispose: "Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto." Lo condusse a Gerusalemme. Lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. E anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra." Gesù gli rispose: "È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo." Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Allora, Don Mariano, Vangelo forte, l'abbiamo sentito moltissime volte, ma ci sembra sempre nuovo, specialmente con le tentazioni che sembrano avviluppare sempre di più le nostre coscienze, le coscienze dei governanti, il potere assoluto, il potere di schiacciare gli altri. Ecco, entriamo nel Vangelo di questa prima domenica di Quaresima nel ringraziarti intanto di aver accettato il nostro invito. Prego. Grazie per questa opportunità che ci viene data nell'annunciare il Vangelo del Signore. Ecco, siamo entrati nella Quaresima e l'abbiamo fatto con l'imposizione delle ceneri sul nostro capo. E la liturgia delle ceneri è un invito alla conversione. E questo è un momento privilegiato per convertirsi.
più volte abbiamo sentito anche nel momento dell'imposizione della cenere sul capo, convertiti, credi al Vangelo. E noi abbiamo bisogno di entrare di più nel mistero di Dio. E ci vengono offerti anche dei mezzi. E l'invito è rivedere un po' le nostre relazioni. Relazioni con Dio, con il prossimo, con noi stessi. Allora ecco, ci sono mezzi appropriati. Il nostro rapporto con Dio, la preghiera. Ecco, non si può parlare di Dio se non si parla con Dio. È parlando con Lui che noi ci formiamo, che diventiamo santi. Siate santi perché io il Signore sono santo. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. È nella preghiera quotidiana che noi ci formiamo la scuola di Gesù, cominciando al mattino, personalmente, entrando in chiesa. La nostra città ha molte chiese, è facile trovare una chiesa dove incontrare Gesù inginocchiati davanti a Lui, per confrontarsi con Lui, perché se ci confrontiamo con Lui cresciamo in santità di vita. La preghiera in famiglia, ecco, riscopriamo questo momento importante. Gesù l'ha detto: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora molte volte ci chiediamo: dove è Gesù? Eppure Lui, ecco, si rende presente così semplicemente nelle nostre realtà familiari, nella famiglia, chiesa domestica. La nostra preghiera comunitaria, ogni domenica celebriamo la resurrezione del Signore. L'invito a vivere da risorti, a comprendere sempre di più che la nostra vita è per l'eternità, è per vivere in eterno con Dio, per vivere come Maria Santissima, in cielo, in anima e corpo. Questa è la nostra meta. Allora ecco, rivedere questa relazione con Dio, approfondirla con l'aiuto di noi sacerdoti, sempre disponibili per un dialogo, per un momento formativo. Poi le nostre relazioni con il prossimo, la carità. In questo tempo siamo messi alla prova perché ancor più persone vengono a bussare alle nostre porte. E noi li dobbiamo sempre ricordare il Vangelo di Matteo al capitolo 25, 31 e seguenti. Lo avete fatto a me. Ecco un altro modo per toccare con mano la presenza di Dio nella nostra vita. Ecco, è vero che viviamo un momento di paura, ma guai a noi se trasformiamo la paura in odio. La dobbiamo trasformare in solidarietà e allora diventerà moltiplicatore di benessere. Ecco, non temere di incontrare le persone che a volte non necessariamente chiedono soldi, hanno anche bisogno di qualcuno che li ascolta. Ci sono le opere di misericordia non solo corporali, ma anche spirituali, sicuramente le più difficili, sicuramente, lo dico anche per esperienza, ma il Signore ce le chiede quante persone vivono la dimensione della fragilità, della paura, dell'abbandono, e noi dobbiamo essere lì, perché lì è presente Dio. Dove è carità e amore, lì c'è Dio. E un terzo elemento, il rapporto con noi stessi, e ci viene offerto il digiuno. Ecco, il mercoledì delle ceneri, come poi ci verrà ricordato anche il venerdì santo. Il mercoledì il Papa ci ha detto: digiunate e pregate per la pace. Ecco, continuiamo a farlo. Ecco, il digiuno per dire: siamo noi che guidiamo la nostra vita, non siamo trascinati dagli eventi, ma siamo noi che gestiamo gli eventi per finalizzarli ad un fine di pace, di riconciliazione, per arrivare fino a Dio. Ecco, dopo questa introduzione sulla Quaresima, che penso sia stata doverosa, ecco, passiamo al Vangelo delle Tentazioni. Sì. Gesù, spinto dallo Spirito Santo, va nel deserto dopo il battesimo. Viene tentato dal diavolo. Perché? Per provare la sua fedeltà al disegno del Padre. La prova. Ecco, pensiamo alla nostra vita, anche in questo tempo presente. Fa parte della nostra consacrazione battesimale. Io mi ricordo nella mia formazione sacerdotale, più volte questo ci veniva ricordato. Ecco, nella vita del sacerdote, ma della famiglia, di tutti, ci sono momenti in cui abbiamo a che fare con momenti difficili, ma sappiate che lì è presente Dio, non siamo soli. Ci prende per mano, ci prende in braccio,
come dice il famoso detto dell'anonimo, quel, sì. quando parla sì. le volte che tu esatto. non vedevi le due impronte sulla sabbia sì. e ne vedi una, dice, ero io che ti prendevo per braccio. Ecco. Quindi sappiate che in quel momento è Dio che ci prende per braccio, in braccio, che ci conduce, ci porta sulle vie della vita. Ecco, vedete, Gesù fu tentato, perché la strada del cristiano, la via messianica, la realizzazione della nostra vocazione si deve concretizzare e realizzare secondo Dio, non secondo gli uomini, come pretendeva il diavolo, come pretende il diavolo. Dimostra quello che vali, lascia perdere di guardare il cielo. Questo lo dice il diavolo. E qui si sperimenta il completo abbandono della persona quando si allontana da Dio. Quindi ecco, quando siamo messi alla prova non dobbiamo dubitare, non è il momento dell'abbandono, ma è il momento dell'affidamento. Ecco, diceva il Manzoni, Dio non dà mai un peso ai suoi figli se non per una gioia più grande. Per una gioia, ecco, esatto. Sappiamo attendere questa gioia, ci sarà. Proprio citando il Manzoni, nei Promessi Sposi, Renzo e Lucia, questa gioia la sperimentano già qui in terra, non devono aspettare l'aldilà. Ecco, già, Molte traversie, sicuramente, dopo tante però prove. È la prova. Dopo tante prove, esatto, sì. Ecco, questi due giovani sposi, se vissuti oggi, avrebbero fatto diversamente. Beh, non c'è dubbio. Sicuramente. Non c'è però dubbio. Ecco, nonostante le molte prove, sono arrivati a raggiungere la non meta. Non c'è dubbio. Quindi la meta che per e loro può essere paradigmatico indubbiamente sì, sì, quell'esempio sì. Sì. E quindi ecco, passando alle tentazioni, dopo questo invito alla speranza sì. Ecco, la prima tentazione, la tentazione del pane. Ecco, il diavolo arriva a mettere un condizionale a Gesù, un se. Ecco, fa che queste pietre diventino pane. Ecco, Gesù fa miracoli con il pane, ma non per sé, per gli altri, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, non sta a seguire le tentazioni di Satana, perché la sua vita diventerà poi pane spezzato, come direbbe poi successivamente Sant'Ignazio di Antiochia, quando venne a Roma, siamo frumento di Cristo, lasciate che io sia macinato dai primi bende. Padri apostolici e martire, sì, Ignazio martire, di Antiochia, sì. Padre apostolico, sì. Primo secolo, e che io diventi frumento di Cristo. Vero. Quindi ecco, il pane è per condividerlo, non per manifestare il potere, non per manifestare chi sono io, ma perché questo pane, ecco, possa sfamare quella moltitudine immensa che oggi ci chiede aiuto. Ecco, c'è un'espressione molto bella nel discorso della moltiplicazione dei pani, nel racconto, quando Gesù dice date voi stessi da mangiare. Sì. Ecco, noi che celebriamo l'Eucaristia, riceviamo l'Eucaristia, dobbiamo diventare Eucaristia, pane per l'altro. Ecco, noi cristiani abbiamo questa missione. Ecco, molte volte si è tentati, se noi pensiamo alla nostra vita di ogni giorno, ma fai da solo, ma ancora diretto a quello che ti dicono la Chiesa, i preti, ma lascia fare. Ecco, non è questa la strada, non è questa la strada che ci conduce a Dio. Dobbiamo fidarsi della parola di Dio e ricordarci la parola di Gesù. Mio cibo è fare la volontà del Padre. Ecco, davanti ad ogni tentazione, ricordiamoci che noi ci realizziamo la nostra vocazione facendo la volontà di Dio. Allora un giorno anche noi, e con la Pasqua lo ricorderemo, perché è un momento di condivisione, di riflessione personale, quando Gesù muore in croce, tutto è compiuto. Ecco, anche noi la sera della vita, augurando a tutti una vita lunghissima, possiamo dire tutto è compiuto, ho fatto la tua volontà, Signore, il tuo disegno di amore in me l'ho portato a compimento. Questa è la santità della vita. Passiamo alla seconda tentazione, quando il diavolo lo invita a prostrarsi e ad adorarlo. Sarai potente? Vedete, queste espressioni, se le caliamo nella realtà del nostro tempo, sia locale che universale, questo desiderio di potere continua. L'importante è avere il potere. Si arriva a dire che il fine giustifica i mezzi, che noi non condividiamo assolutamente, perché se il mezzo è cattivo, il fine non può essere buono. Non c'è dubbio. Ebbene, Gesù non accetta questo. E ci richiama anche al primo comandamento, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me.
E noi sappiamo che il popolo di Israele ha cominciato il suo declino proprio nell'aver abbandonato questo comandamento, nell'aver abbandonato Dio, nell'aver pensato di poter condurre da solo la storia. Il mormorare in continuazione, sì. Il lamentarsi. Poi sappiamo, dopo Davide, Salomone e quant'altro, sì. E comincia questo declino nel mettersi contro Dio. E come no. Ecco. E quindi ecco, pensiamo anche noi ogni giorno se c'è questo primato di Dio nella mia vita. Un esempio molto pratico, ma mi domando mai, ma quello che sto facendo a Dio piace, ma in questa situazione Dio farebbe quello che sto facendo io? Gesù Cristo si comporterebbe come me? Questo è un crescere nella fede, perché se mi metto a guardare come si comporta chi sbaglia, sbaglia anch'io. E rischio di diventare cieco guida di un altro cieco. E Gesù ci ha detto che due ciechi vanno a finire nel burrone o nel fosso, come diceva domenica scorsa. E quindi c'è sempre un fosso dietro l'angolo, ma c'è soprattutto una salvezza che ci viene data gratuitamente. Benissimo, però il Signore, se ci pensiamo, ci ha donato la vista, ci ha illuminato. Non c'è dubbio. Ecco, proprio perché si è evitato questo cadere di formoni. Ma anche se questo dovesse succedere, Lui è sempre pronto per rialzarci. Sì. Ecco, quindi affidiamoci alla misericordia di Dio. Passiamo alla terza tentazione. Ecco, quando gli dice, gli impone la sua volontà, gettati giù, fai qualcosa, dimostra che tu vali. Ecco, Gesù non vuole dare questi segni. L'unico segno che Lui dà di salvezza è la croce. E come tutti sappiamo, morirà in croce per la nostra salvezza. Non tentare il Signore tuo Dio. Anche Satana scende dalla scrittura, ma a modo suo la strumentalizza. Gesù invece la richiama anche qui, più parola di Dio. A volte noi cadiamo, siamo impreparati perché non conosciamo questa parola. L'ascoltiamo, ma poi, come dice la parabola del seminatore. Rischiamo di essere quel grano seminato lungo la strada, dove gli uccelli lo beccano e se lo mangiano. Rischiamo. Ecco, più profondità nell'ascolto della parola di Dio e nel metterlo in pratica. Ecco, allora il segno della croce anche noi stessi, ecco l'ora della prova, richiamando quanto già detto, l'ora della prova, ecco l'ora in cui noi siamo chiamati a dare testimonianza. Ecco perché il Signore nell'ora della prova non ci abbandona, getta nel Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno, dice il Signore. Ecco, non ci abbandona, come Lui non è stato abbandonato sulla croce, così non saremmo abbandonati noi. Anche per noi ci sarà la Pasqua. E poi dice, conclude il Vangelo dicendo che si allontanò ritornando al momento al stabilito. Tempo fissato, sì. Il tempo fissato è il tempo della croce, dove ancora di nuovo ritornano le tentazioni. Quello dei notabili quando gli dicono: hai salvato gli altri, salva te stesso, scendi dalla croce. I soldati che ripetono: scendi dalla croce. Il ladrone: salva te stesso e noi. Non è questa la via della salvezza. Noi tutti siamo chiamati a fidarci di Dio. Ripeto, per noi ci sarà la Pasqua, non scendendo dalla croce, morendo in croce. E sarà una Pasqua eterna. Gesù risorge per noi, farà risorgere anche noi. Buona domenica. Bene, grazie Don Mariano, ma soprattutto le tue parole che hanno accompagnato il Vangelo ci permettono anche di dire che la Quaresima non è il tempo del pianto, del dolore o delle costrizioni in negativo. Proprio in questi tempi forti la Chiesa trova il suo fondamento per ripartire e per rinsaldare la propria fede. Però Don Mariano ci ha detto: ritornate all'ascolto della parola e soprattutto questo insieme, essere un popolo consapevole che la sconfitta della croce non è una sconfitta, ma è una vittoria, perché è una croce gloriosa. Ce lo dirà poi il tempo di Quaresima nelle prossime domeniche. Per intanto ringrazio ancora Don Mariano e auguro a tutte e a tutti buona domenica di Quaresima. Buona domenica e auguri, e preghiamo per la pace, questo grande dono. Senz'altro. Di Dio.